Siamo a Roma nella sede italiana di Jaguar Land Rover, un'azienda britannica che naturalmente ha due gioielli che presentano in questi giorni delle nuove novità. Una è la nuova Range Rover. La vettura nasce nel 1970 e quando nacque naturalmente ha creato un nuovo concetto di automobile, un'automobile fuoristrada però anche capace di essere elegante e di lusso. Tutte queste caratteristiche le ritroviamo nella quarta generazione della vettura che andrà in commercializzazione in Italia all'inizio di gennaio 2013. Da un punto di vista di design, la nuova Range Rover, nonostante mantenga gli stilemi classici, diciamo quelli che riprende dalla vettura originale, proprio quella degli anni 70, è una vettura completamente nuova. Quello che dà modernità e contemporaneità a questa vettura è il tetto, che rimane un tetto floating, come lo chiamano gli inglesi, ovvero un tetto galleggiante, però è un tetto decisamente più spiovente, quindi gli dà senz'altro una sensazione di vettura più sportiva, più filante, quindi molto più dinamica. I dettagli dei gruppi ottici, sia anteriori che posteriori, sono completamente ristudiati, naturalmente legandoli a quelle che sono però sempre delle impostazioni di tradizione derivati appunto dal modello originale. La rivoluzionaria novità della nuova Range Rover è data dalla sua scocca in alluminio. Questo le permette una cura dimagrante, come è stata definita, ovvero pesa ben 420 kg in meno rispetto alla versione precedente. Questo naturalmente diventa importantissimo per l'economicità dei motori ed anche e soprattutto in termini di emissioni di CO2. Senz'altro siamo all'avanguardia appunto nella costruzione di vetture di questa grandezza tutte in alluminio. La Range Rover ha degli interni decisamente da ammiraglia, è sempre stata una caratteristica e forse una grande sfida anche dei designer che hanno costruito la nuova Range Rover, perché è sempre stata considerata la Range Rover una vettura con i migliori interni al mondo. Ora costruire una nuova vettura migliorandoli era veramente un grande challenge, ma senz'altro salire a bordo della nuova Range fa vedere come la cura dei dettagli, delle piccole particolarità, la cura artigianale appunto nell'utilizzo dei materiali è veramente particolare. Naturalmente una macchina del genere non poteva che proporre al pubblico tanti vari allestimenti, tante varie personalizzazioni della vettura. Di base una Range Rover a livello di interni ha 120 combinazioni, quindi che vanno dall'utilizzo della pelle. Le pelli, naturalmente anche in questo caso ribadiamo il concetto che è una vettura che punta molto all'ecologia, alla sostenibilità, quindi tutte le pelli che vengono utilizzate all'interno della vettura sono tutte sostenibili, tutte ecologiche e qualsiasi dettaglio è curato nei minimi particolari. Possiamo dire senza ombra di dubbio che The Queen is back, la regina della fuoristrada, la regina di un segmento tutto suo, perché in effetti la Range Rover non è catalogabile in nessun segmento particolare, è una vettura che può essere una berlina di lusso come un grande e capace fuoristrada. Tutti questi elementi sono ritrovati e li ritroviamo nella nuova Range Rover, tutti migliorati e tutti straordinariamente contemporanei e moderni. La vettura rimane e continua ad essere un perfetto fuoristrada. Tutti gli elementi fuoristradistici di questa vettura sono migliorati
Non ultimo, straordinaria è la capacità di guida su strada, naturalmente sempre caratterizzata poi da quell'esperienza di common driving, come la chiamano gli inglesi, cioè la capacità di dominare la strada. Con questi propulsori, con questa leggerezza, la macchina è veramente straordinaria.